Buongiorno a tutti. In questo video vi presento la seconda parte della parure, ovvero il bracciale, composto da pietre shell da 14 mm, queste bianche, da pietre ematite a sfera da 12 mm e da pietre ematite oliva twist, che sono queste qui con questo effetto girato. Poi ho utilizzato una chiusura magnetica perché credo che nei bracciali sia veramente molto comoda e ho utilizzato i chiodini con occhiello e le sfere distanziatrici. Questa è la chiusura magnetica che unirò al resto con gli anellini brisé. E come catena ho usato una catena di metallo. Quindi iniziamo subito tagliando un pezzo di catena composto da 20 anellini. Io l'ho già contati, quindi con la pinza vado a tagliare la catena. Quindi mi serviranno 6 fili di catena da 20 anellini. Quindi io l'ho già tagliati per velocizzare un po' il tutto. 6, che andranno 3 da una parte e 3 dall'altra. Quindi iniziamo subito. Prendiamo un pezzo di catena, prendiamo un chiodino e apriamo l'occhiello. Leggermente inseriamo l'anellino nell'occhiello quindi chiudiamo e inseriamo una sfera distanziatrice quindi una pietra shell da 14 millimetri e un'altra sfera distanziatrice in questo modo. Quindi creo l'asola, taglio e con la pinza a punte tonde faccio l'asola. Prendo un altro chiodino con l'occhiello, lo inserisco qui e chiudo l'asola. Quindi prendo un'altra sfera distanziatrice, un'altra pietra shell, un'altra distanziatrice e faccio un'altra asola. Prendo un altro chiodino, chiudo l'asola precedente ancora un distanziatore e un'altra sfera shell, un altro distanziatore e creo l'asola. Un altro chiodino, chiudo l'asola e quindi metto un'altra distanziatrice, una shell e un'altra distanziatrice. Quindi taglio, faccio l'asola e vado a inserire l'ultimo chiodino.
metto sempre il tris con sfera distanziatrice, shell e distanziatrice, e faccio di nuovo un'asola. Prima di chiuderla, vado a mettere un altro pezzo di catena. Quindi inserisco l'anellino e chiudo. Quindi una parte del bracciale è stata fatta. La mettiamo da parte e facciamo un'altra. Quindi di nuovo un pezzo di catena sempre da 20 anellini, prendo il chiodino con l'asola, apro e vado ad inserire la catena. Quindi chiudo. Quest'altro pezzo del bracciale è formato da 6 pietre ematite, quelle a sfera. Quindi distanziatrice, pietra ematite e un'altra distanziatrice, ed è sempre lo stesso procedimento. Quindi faccio l'asola, e di nuovo chiodino, chiudo. E continuo. Fino a che non le inserisco tutte e 6. Quindi una volta inserite tutte e 6 le pietre ematite a sfera, andiamo a lasciare il chiodino aperto, quindi l'asola aperta, e inseriamo l'altro pezzo di catena, sempre da 20 anellini. Quindi chiudiamo. La seconda parte è terminata, quindi facciamo la terza, sempre iniziamo con il chiodino con l'occhiello, apriamo l'occhiello, inseriamo la catena, quindi chiudo, e questa volta andiamo a inserire sempre 6 pietre ematite, però quella l'oliva twist, quindi è sempre lo stesso procedimento: sfera distanziatrice, pietra e sfera distanziatrice, e faccio l'asola. Altro chiodino. Quindi continuo così fino a quando non le inserisco tutte e 6. Quindi una volta inserite tutte e 6 le pietre, andiamo a mettere la catena nell'ultimo occhiello. Quindi chiudiamo. E a questo punto ci troviamo i 3 pezzi del bracciale. Adesso dobbiamo unire
sia questa parte con i due anellini per la chiusura. Quindi prendiamo l'anellino, lo apriamo bene e andiamo a inserire tutte e tre le catene. Quindi una, due e tre. Inseriamo una parte della chiusura magnetica, quindi un lato, però dobbiamo aprirlo un po' di più. Facciamo girare tutto. Ecco qua. Quindi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Prendiamo l'anellino, lo apriamo, facciamo passare tutti e tre i pezzi della catena, quindi uno, due e tre. E mettiamo l'altra parte della chiusura. Giriamo. Ed ecco qua, il bracciale è terminato. Molto facile e velocissimo. Vi ricordo che tutti i componenti e gli strumenti che ho utilizzato per realizzare questo bracciale potete trovarli sul nostro sito www.millelucistones.com. Grazie e al prossimo video.